Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. In questo periodo dell'anno non puoi iniziare una giornata senza la playlist natalizia di Michael Bublé, che ahimè non posso farvi sentire a causa del copyright. Celeste sta scartando un pacco della mia sua collaborazione! Bravo! Ma bravo! Ci vedere che cos'è? Maglietta, cose di pesca praticamente. Poi ci sono le cose più tecniche, diciamo. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Cioè, quando deve fare le foto per il suo. Quando deve fare le foto per le sue cose, guardate come si mette. Guardate come si mette. Quando io gli chiedo, mi fai una foto, non si piega nemmeno. Papà, c'ho un insetto. Ah sì, mamma, sì, così. Sì. Che sì, bella figlia che ti. Ragazzi, eccomi qua, vado a fare le unghie. Le ho già fatte a questa mano. Guardate come sono belle, io le adoro. Sono tutte glitterose. Le ho fatte così, vedete il mignolo l'ho fatto completamente glitter. L'indice, il pollice, l'anulare. Invece le ho fatte in questo bel nude. Mentre il medio qui ho deciso di mettere i glitter tipo a degradé. Comunque ragazzi, piove, c'è un tempo pessimo che mi ha portato anche la commissione fuori uso, perché noi ci dovevamo vedere ogni giorno a dicembre sul canale, però saltiamo un paio di giorni perché appunto la connessione è proprio pessima. Vado ad utilizzare il kit, questo che vi ho fatto vedere in un video, non so se vedrete prima questo o un altro video, che è appunto il kit, questo qui di Acrygel, che mi è stato inviato da American Nails. Poi questi sono i glitterini che ho utilizzato in questo set praticamente, questo li ho presi su Amazon, vi lascio poi il link giù nell'info box. Non sono i classici glitterini, ma hanno all'interno delle pagliuzze un po' più piccole, un po' più grandi, che sono proprio fatte appositamente per questo effetto, no? Vi faccio vedere. Questi sono quelli che ho utilizzato io, vedete poi ce ne sono altri più a pagliuzze così. Io ho utilizzato questi, che già hanno la micropolvere all'interno e dei pezzetti un po' più grandicelli. E direi di iniziare subito. Vado a prendere la lima e la passo un pochino sull'unghia qui. La polverina, passo il disinfettante e adesso posso passare proprio direttamente alla ricostruzione. Allora, ci sono queste tip qui, che sono le dual form, quelle che servono proprio per la ricostruzione con l'acrygel. Vado a prendere l'acrygel, questo qui clear, il pennello, che da un lato vedete è il pennello, dall'altro lato l'asticella per l'applicazione, e poi dov'è? Essenziale, questo di vetro per mettere all'interno il liquido che ci servirà per pulire il pennello e andare a mettere meglio l'acrygel sia sulla tip che sulle cartine. Ragazze, iniziamo, vado a prendere qualche bella formina qui, vado a scegliere la misura adatta per le mie unghie. Sto utilizzando questo kit di Acrygel che vi avevo fatto già vedere l'altra volta, che mi è arrivato appunto da questo sito American Nails. E ragazzi, aspetto un altro pochino, quindi faccio almeno questa ricostruzione con un'altra per vedere, ma anche soltanto una, per vedere bene la durata, insomma, per vedere quanto dura il prodotto, se regge bene magari anche ad urti che io prendo continuamente. Vi lascio comunque tutto giù nell'info box, però vi dico già che comunque aspetto un attimino prima di provarlo bene bene bene, quindi nel prossimo get ready insomma vedremo un attimino come è andata a finire la situazione. Devo comprare una di quelle pinze, le ho viste su Instagram, proprio per l'acrygel che ti mantengono il dito bello fermo. Volevo mettere una pinzetta per i panni, ragazze, ma non mi sembrava il caso di farvela vedere in video. Vabbè, alla fine è venuta bene lo stesso la ricostruzione. Come potete vedere, vado a mettere il prodotto direttamente sulla dual form e poi vado a dargli una forma con appunto il pennello. Tolgo l'eccesso dal giro cuticole in modo che non ci siano sollevamenti. Vado a fresare sotto il possibile scalino che si può creare con l'acrygel, è molto semplice, specialmente se siamo alle prime armi.
Ragazzi, se mi seguite su Instagram sapete che Amy è la parte dove facevo vedere sia il colore che l'applicazione dei glitter. È uscito il file danneggiato, la prima volta che mi capita una cosa del genere, però non ho fatto nulla di particolare, vi spiego. Ho messo il colore su tutte le unghie, quindi sul pollice, indice ed anulare, e poi sono andata ad applicare quei glitter che ho acquistato su Amazon. Ho fatto una passata di gel clear, ho applicato i glitter, catalizzato in lampada, poi ho tolto dalla lampada, ho spolverato l'eccesso ed ho sigillato il tutto con un top coat. E quindi questo era il tutto. Come accessori oggi ho deciso di mettere lo splendido orologio di Daniel Well. Qui da questa mano ho anche l'anello di Daniel Wellington, ragazzi, anche questo è bellissimo. E ci ho abbinato la stessa collana che ho e che adesso vi faccio vedere, è molto bella. Comunque ho una super promo per quanto riguarda Daniel Wellington. Praticamente con l'acquisto di almeno due prodotti avrete un 25% di sconto che si può cumulare con il mio sconto che è del 15%. Quindi se comprate due prodotti avrete il 25% di sconto e poi potrete metterci il mio codice ed avere un altro 15% di sconto. Ed è valido su tutto, quindi su tutti gli orologi della collezione, su tutti gli accessori della collezione. Vi lascio comunque tutto scritto giù bene bene nell'info box. E vi lascio qui in sovraimpressione anche il codice sconto mio per quanto riguarda Daniel Wellington. Eccola qua la collana, guardate che bella, anche questo è il rose gold, uguale all'anello, però adesso ve la faccio vedere indossata. È bellissima ragazza, è super fine, mi piace molto. E poi è super adatta sia per delle magliette con una bella scollatura, ma anche con dei maglioncini, vedete anche un po' a collo alto. Sì, eccomi qua, io sto per uscire. E ve porto con me, mi sono fatto un trucco semplicissimo, anzi ho coperto solo le occhiaie perché poi metterò la mascherina e insomma non voglio indossare nient'altro, quindi andiamo. Guardate, sono andata in questo bel negozio di casalinghe, c'erano tutte queste cose natalizie, sono innamorata di queste giostrine ma non c'ho manco più un minimo spazio dove poterle mettere. Quindi le guardavo, però sono passata avanti, c'erano questi bellissimi set per il sale, lo zucchero, veramente belli. Queste terrine qui in terracotta che mi hanno sempre appassionato, vabbè c'erano tutte queste cose natalizie, anche queste cose mi attraggono molto come tipo il pulcinella, le cose napoletane. E poi qui tutti questi cucchiai, forchette, tutti questi colori super belli, nastrini come se piovesse. E ancora qui mi cadeva l'occhio su questi bellissimi accessori per quanto riguarda il sale, il pepe, le spezie. E niente, mi sono fatta un giro in questo negozio per vedere un po' di cose sia per la casa che cosine un po' natalizie, magari anche per fare dei bei pacchetti di Natale, qualche nostro particolare, qualche nastrino, adesivi. Insomma, vi faccio vedere un po' di cose insieme qui con me. Guardate che belli questi portapasta, portacapsule. Io ho le cialde, quindi sono passata avanti. Amici, eccomi qua, voglio far vedere un po' di cose che ho preso. Allora, una me l'ha già fregata mia nipote Noemi, erano tre letterine di Natale e le ha detto me le devi dare perché mi servono, devo scrivere le letterine, quindi quelle già sono andate perse. Voglio farvi vedere un po' di cose che ho preso in questo negozio di casalinghe, diciamo così. Allora, innanzitutto ho preso questo ruoto qui a cerniera. Questo, se non erro, è di 20 cm di diametro, perché io ho quello da 24 o 26, devo controllare bene. E alcune volte vorrei fare un tiramisù, qualche dolcetto, così, in dosi minori. Generalmente quando non lo porto a mia mamma, a mia sorella, così, per me Celeste è un tiramisù di quelli enormi, è davvero uno spreco farlo, perché, insomma, non riusciamo a mangiarlo. Invece vorrei fare qualcosina in questo ruoto, che comunque è bello, piccolino, e se faccio una cheesecake, se faccio un tiramisù, qualcosa del genere, un dolce in particolare, una caprese, la faccio in dosi un po' più ridotte. E poi devo dire la verità, io adoro le cose piccole, quindi voglio fare anche una tortina così in questo ruoto un po' più piccolo, specialmente le cheesecake e i tiramisù, secondo me qua dentro vengono bellissimi. Poi ho preso queste per la gioia di Celeste, a lui sono sempre piaciute tantissimo. E anche quella lì grande per fare, che ne so, i fagioli. Alla fine ho deciso di prendere tutte queste più piccoline, vedete? Tutte queste terrine piccoline così.
Le ho prese proprio per un buon auspicio di poter invitare di nuovo gli amici, ospiti a casa, ma nel frattempo le utilizzeremo anche solo noi due o in famiglia. Se fate, che ne so, ecco qui i polipetti, quelli li affogati nel sugo, no? Li fate nel pentolone grande, li cucinate, che ne so, la mattina per la sera, perché la mattina ci avete più tempo, poi la sera, una volta che li riscaldate nel forno, li impiattate in monoporzione ed è una cosa bellissima. Ho deciso di prendere questo, ma qua dentro anche pasta e patate. Beh, dobbiamo fare delle ricette qui dentro. Fatemi sapere con dei commenti se volete vedere delle ricette in quelle appunto pentoline di terracotta, e se le avete voi per che cosa le utilizzate. Allora, ho preso un panno di questo sgrassante, alla fine ho deciso di prendere questo della Winnis perché è un panno bello morbido. Ho preso un po' la patate. Ho preso la cucchiarella. Mi è piaciuta tanto perché di solito hanno quei manici che sono più lunghi di me, perché il cucchiaio sopra è bello grande, quindi per prendere pasta, sugo, quello che è, dalla pentola. E mi piaceva il fatto che non avesse un manico super lungo, perché io odio poi mettere il lavastoviglie con quei manici lunghissimi, mi occupano tutto lo spazio, e anche quando li lavo a mano non lo so, lo volevo più corto, ho preso questo. Ho preso due deodoranti, uno per Celeste e uno per me. Ho preso questo, come si chiama ragazzi, sottoporta, paraspifferi, paraventolo. Praticamente, quando c'è, essendo che noi siamo a piano terra, quando c'è un forte vento, maltempo, eccetera, eccetera, mi rendo conto che entra della polvere da sotto la porta. Bene, dobbiamo guardare i ripari. E già me lo stavo facendo fare da mia mamma. Ho detto, mamma, vorrei comprare una stoffa, che ne so, carina, poi compro l'imbottitura, me lo puoi cucire, bla 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 bla. Proprio poi mi sono trovata in questo negozio, ragazzi, 1 euro. Cioè, quando non mi piace più lo prendo e lo butto. Voglio dire, 1 euro non ci compri manco l'imbottitura, manco la stoffa, non ci compri niente, manco niente, niente di niente. Ho detto, ok, lo tengo e lo metto come paraspifferi sotto la porta d'ingresso. Poi ho preso questo contenitore per il frigo, in questo formato qui, che non è né troppo grande né troppo piccolo, però in realtà la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ho visto è per fare, che ne so, la zucca sott'olio, i zucchini sott'olio, quindi condirli con il peperoncino, l'olio, il prezzemolo, il peperoncino, più giorni stanno più diventano buoni. Poi ho preso questi tovaglioli qui monouso. Ho preso delle cose per Natale. Allora, questi sono di Capodanno, sono troppo belli, guardate qua. E poi ho preso nastrini perché io adoro fare i pacchi di Natale un po' più belli, insomma, visivamente. Ho preso questi nastrini, questo è un nastrino adesivo, per esempio. L'altro è in stoffa. E poi ho preso queste bellissime carte qui da regalo. Ditemi se non sono meravigliose. Niente ragazzi, questi sono stati tutti i miei acquisti. Questi qui mi piace mangiarli dalla testa. Li decapito prima. Mamma mia, che ne voglio di cioccolato, aspetta. Ma non è ancora Natale. Come non importa, ne compriamo un altro. Tanto questo è forse ce l'ha portato mamma. Ma non è mega. Ma che non si può mangiare. Come si squaglia tu là? Ma che non si può mangiare. Attacca la papà, attacca. Stiamo mangiando quasi tu. No mamma. Tu non puoi ancora mangiarlo, papà. Ho paura che non mangio tutto. Vedi? Vedi? Come ti fa lo straccino. Oh, il coccolino. Troppo duro. Ma si vede fa signorini? Chi? Un grande fratello. Celeste è fan sul grande fratello, che sa che lo usa dagli anni. No, perché sta Alfonso. Ma caga. Mi dai un po' di cioccolato pure a me? Acci, ti fa tirare dagli anni. Oh, il cocco, il cocco, il coccodrillo. Oh, il cocco. Sissi amorosa. Di mamma. Sempre amorosa. Sissina sempre. Ragazzi, comunque, ora dobbiamo fare un po' di pulizie. Questa carta si deve scappa. Un cesso. Amo, stasera cucini. Stasera cucini tu? Ah, e te cucini?
È una sorpresa. Allora, aspettate che mi tolgo. Ho fatto le bruschettine qui con tonno, pomodori sotto schiacciati, quindi sono una bella la polpa. E ho strofinato un po' l'aglio sotto. Ho fatto queste e il risotto al curry con straccetti di petto di pollo che avevo comprato stamattina dal macellaio. Qui sta andando il risotto al curry. Ho messo proprio soltanto la spezia al curry perché non ho la possibilità di prendere il dado, non ti puoi spostare tra i comuni, quello c'era solo a Napoli centro, e quindi l'ho fatto soltanto con il curry, quello di normale, la classica spezia che si trova anche al supermercato. Vi auguriamo una dolce buonanotte con questa cucciolina tutta vestita di Natale. Buonanotte, ciao!